Salente, come vede il PD, soprattutto quello aquilano, la fuga di Pietrucci rientrata in 24 ore, il dibattito interno? Michele Fini, il segretario regionale, ha detto che il PD non è ormai più restio ad alleanze col 5 Stelle anche a livello locale. Ma ormai credo che si stia riandando verso un bipolarismo. È chiaro che ci vorrà anche probabilmente un chiarimento di qual è l'animo del Movimento 5 Stelle. Io credo una cosa, vedo che ormai la politica si fa sulla base dei sondaggi e tutti guardano la variazione 5-10% di un partito oppure l'1% in più, il 2% in più. Nessuno guarda gli indecisi. Nessuno guarda quelli che non vanno a votare, che sono il 46% arrivano in certi sondaggi. Questo vuol dire che c'è una parte di cittadini, che sono soprattutto quelli delle cosiddette periferie, dove per periferie non dobbiamo intendere periferie come se all'Aquila fosse, non so, Monticchio, Valle Pretara, Canzatessa. Le periferie sono tutti coloro che in questo momento sono un po' ai margini di quello che è la vita normale, vita fatta di benessere, di sicurezza, quindi penso tutti i giovani. Laureati soprattutto, perché esistono oggi dei laureati che non riescono a trovare un lavoro e non hanno imparato un mestiere, no? Quindi a questi, su questi e con questi non parla nessuno. E veramente non parla nessuno, se non i populismi che di volta in volta escono fuori, che raccolgono un senso di rabbia, che è quello di dire, sa che cambio di volta in volta. Ma Guardi, l'uscita di Pietrucci, uscita nel senso esternazione, l'uscita perché è poi è rientrata. rientrata, No, no, è lui è segnale di uscito questo perché il gruppo malessere o... l'aveva fatto e poi è rientrato. Sì, qui c'è un altro discorso che in Abruzzo è stato particolarmente forte, ma non solo qui. È stata la iattura del renzismo, l'idea della rottamazione, che già di per sé è una parola terribile. L'idea di questo sconvolgimento ha creato, secondo me, una situazione pesantissima che va contro il senso della vita di tutti i giorni. Vede, lei fa il giornalista? Benissimo. Io credo che abbia fatto un po' di gavetta. Lei potrebbe anche aver fatto proprio il corso da giornalista. Ma una cosa è fare, laurearsi in medicina, una cosa è saper fare il medico, laurearsi in ingegneria, ingegneria architettura, ci deve stare un poco. E la forza che era di un grande partito della sinistra, quale il nostro, era quella del cursus honorum, che era previsto anche fra i romani, tu partivi da pretore, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a senatore. Ora, questa cosa ha lacerato profondamente i rapporti, per cui non si capisce quant'è il momento che chi ha già dato, ha già fatto e ha anche ricevuto molto. Non sta più, diciamo così, sul palcoscenico, d'accordo? Non sta sullo stage, ma sta dietro, ma apporta idee, consigli, perché c'è un'esperienza, c'è una cosa, c'è anche studi. Quindi qualcuno ha bruciato le tappe e non vuol sentire No, i decani? non sono stati i giovani a bruciare le tappe, è stata questa cosa di bruciare le vecchie esperienze. Questo sta creando delle fratture molto gravi. E secondo me, ad esempio, il fatto che non si è fatto più tesseramento e che non si tesserino anche personalità amministrative, è questo il segnale. Adesso o si ritrova la capacità di riportare un po' di tranquillità, oppure penso sia un guaio. E va anche riscoperta la politica come impegno. Io personalmente, all'Aquila mia storia si sa, credo di averci rimesso molto professionalmente, anche economicamente, oltre che quello che è passato alla mia famiglia. Però tu lo fai perché ti piace, cioè nessun medico ti fa una ricetta, devi candidarti a sindaco, a parlamentare, nessun È medico vero ti che la fa vecchia questo. guardia ha già chiuso un accordo su Stefano Pezzopane, candidato Ma sindaco? no, ma allora, io mi chiedo, se noi siamo in tre in questo momento, passa qualcun altro, Covid permettendo, decidiamo di andare in vacanza insieme quest'anno. Non stiamo a decidere da prima. Se andiamo in aereo, se andiamo in macchina, col treno, con l'autobus. Non decidiamo prima chi guida, perché non lo sappiamo. Prima devi decidere che cosa, dove vai. In questo momento io vedo nelle città abruzzesi, cioè sto assistendo a questa scelta del sindaco, io sarei a questo punto per farla pestare,
Basta che c'hai 18 anni e superi la prova dell'alfabetizzazione, come era ai tempi fino agli anni 70, 80, 90, la dovetti fare anch'io, consigliere comunale. E facciamo l'estrazione e troviamo il sindaco. Altrimenti il sindaco è la personalità, che può essere scelta anche con le primarie, che interpreta comunque un'idea della città. Su questa idea tu fai le alleanze sociali. Ma non si è in ritardo anche nella discussione dell'idea, visto che le comunali sono dietro l'angolo, mancano 2 anni, no, di fatto? Il problema non è che sei in ritardo per la scelta del sindaco, per la campagna elettorale, sei in ritardo sull'amministrazione di tutti i giorni. Cioè in questo momento questo è fermo, questo non cammina, questo non si fa, andiamo avanti a colpi varianti. Alcune opere finanziate, allora il bilancio del Comune dell'Aquila adesso è di più di 1 miliardo, per i lavori della ricostruzione, ma se no noi ci avevamo 200-250 milioni di bilancio, 300 milioni. I lavori pubblici a nostra disposizione, quando la gente mi diceva perché non fai il marciapiede, beh, non c'erano i soldi, perché tu c'hai poco per fare i lavori pubblici. Noi abbiamo lasciato di lavori pubblici del Comune quasi 100 milioni di euro. Hai visto qualcosa? Io mi chiedo, ma la Corte dei Conti sulla sede unica non sta dicendo niente, solo a me mi hanno chiesto 14 milioni di danni per il progetto case. Noi stiamo pagando affitti a tutte le parti. C'era il progetto esigenziale già fatto di quanti metri quadri servivano per gli impiegati, per il CRAL, per mettere... Ma il centrosinistra ne discute, la fa una proposta alternativa. È spappolato anche in Consiglio, no? In Consiglio Comunale il centrosinistra si è disgregato, c'è cioè la divisione con la componente di Di Benedetto, il PD è rimasto in 2 consiglieri. Ma ci si divide perché in questo momento c'è una frase non bella, non elegante, che si usa in Inghilterra. E la frase dice la seguente cosa, molto brutta, politicamente non corretta, dice: signori parlano di cose, la servitù spettegola sulle persone. In questo momento anche queste divisioni che ci stanno mi danno più l'idea di un po' il trono di spade per chi l'ha seguita, un po' il periodo medievale, no, dei Fortebraccio e Montone, cioè ognuno si fa piccolo cabotaggio il personale. Suo gruppo, no, il suo gruppo convinto di poter essere un faro di riferimento. Io ho fatto politica da ragazzino, ho fatto il medico, senza dubbio fino al 2000 a tempo pieno. Il mio tempo libero, non andavo in palestra, non andavo in montagna, non ho imparato a sciare, non ho fatto niente, perché facevo politica. E ho imparato una cosa, io credo di essere stato in certi momenti anche un leader politicamente, no? Perché indubbiamente prendeva da solo, non puoi farlo. Ho visto l'altro giorno qualcuno che diceva che Cialente è stato un uomo solo al comando, no. Magari me lo dice chi mi mollò a metà strada. E da solo non arrivi, anche perché fai degli errori. Io avevo di buono questo, avevo un'idea. Mi veniva uno e diceva no, non va bene, bisognerebbe fare così. La mia prima reazione è sempre stata non capisce niente, è uno stupido, come se non mi avesse detto. La mattina quando mi svegliavo, di solito sotto la doccia cominciavo a dire però. Io ho detto A, lui mi ha detto no, facciamo CD. Dico ma quasi quasi. Io ci aggiungo lei, la F e la G e faccio una cosa. Questo è importante. Io credo che questo sia un problema di tutto il centro-sinistra, ma anche del centro-destra. Perché le cose stanno andando male all'Aquila? Perché Biondi ha vinto per caso, ce lo dobbiamo dire. È stato il candidato del centro-destra per caso, perché è stato il più cocciuto. E il centro-destra non aveva alcuna idea, anche perché nell'opposizione a me non aveva proposte, non aveva idee. Quindi in questo momento noi stiamo girando intorno, come se stessimo a fare una gita, vediamo una chiesa, volemo calare, ecco, dice mamma, dogliamo a dormire. Grazie.